Gli anni dall'estate del 1943 alla primavera del 1945 sono di gran lunga i peggiori, sia per Olivetti sia per l'intera nazione. E il libro di Mary Lee Sigrist racconta con molta delicatezza i lutti, come quello di Camillo, il capostipite, le lotte quotidiane di personaggi citati o anche della popolazione per la semplice sopravvivenza, anche la lotta contro la fame, e le fughe in Svizzera, sia di famiglie di ebrei, sia di altre famiglie perseguitate. Descrive anche scene grandiose, per esempio i funerali di Camillo, che era ebreo, viene seppellito al cimitero ebraico e le sue esequie attirano una folla discreta ma enorme. E sarebbe bastato davvero un non nulla per arrestare tutti i presenti. Eppure non accadde nulla. E in un'Italia distrutta, alla fine della guerra, la città di Ivrea poteva, per così dire, rallegrarsi relativamente dei pochi danni subiti, sia perché il luogo era meno strategico di altri, ma anche per le azioni di salvaguardia messe in campo durante l'occupazione nazista. Per esempio, viene citata la mazzetta pagata all'alto ufficiale tedesco che era stato incaricato invece di far saltare in aria la fabbrica Olivetti. Ma leggiamo insieme una pagina del libro. Al suo rientro, un raggiante Adriano ricevette un'accoglienza da eroe, festeggiato da tutta la città. Aveva molto di cui essere grato agli uomini che avevano protetto e difeso l'azienda e i suoi dipendenti, trasformando la mensa in un ricovero sicuro e fornendo documenti falsi che avevano salvato diverse vite. Adriano era tornato e la famiglia Olivetti era di nuovo alla guida dell'azienda. Infatti, quando abbiamo detto che tante persone fuggono in Svizzera, c'è anche Adriano Olivetti, che era ricercato attivamente sia dai fascisti sia dai nazisti. Il riassetto dirigenziale fu portato avanti in poco tempo, nel corso dell'estate del 1945. Di lì a 2 mesi, in settembre, il fratello Massimo fu nominato presidente e Adriano partì per Roma. Ma cosa intendeva fare? L'anno trascorso in Svizzera era stato formativo e gli aveva donato nuova determinazione. Aveva passato un decennio a programmare con successo il cammino dell'azienda. La sua visione era stata in grado di generare utili. E al contempo aveva contribuito a dare casa, educazione e formazione agli operai, offrendo loro nuove opportunità e la possibilità di reinventarsi un futuro. Risultati senza dubbio notevoli, eppure lui e la sua famiglia erano stati costretti a muoversi sul filo del rasoio. A causa delle loro origini ebraiche, durante il conflitto erano stati perseguitati dai nazisti e costretti a espatriare. Adriano deve essersi convinto che tutti i suoi piani si sarebbero rivelati vani se l'azienda e Ivrea stessa fossero state spazzate via nel nome di un movimento politico. C'era solo una soluzione: doveva fondare un suo partito. Un incontro molto importante in questo periodo è quello con Franco Ferrarotti, scrittore, accademico e il padre della sociologia moderna in Italia, con cui nasce una forte, profonda, leale amicizia. Adriano lo vorrebbe con sé a Ivrea per collaborare sia nell'azienda sia per accompagnarlo nella nuova avventura politica, ma i due spesso battibeccano perché hanno idee molto diverse su alcune questioni sia politiche sia sociali.
Vediamo un passaggio interessante degli inizi della carriera politica, per così dire, di Adriano Olivetti. All'epoca Adriano faceva frequenti viaggi in America e durante un soggiorno nella Grande Mela venne intervistato dal New York Times. E viene citato un elogio del signor Olivetti, che è una persona molto influente, unito anche dalla considerazione del suo aspetto paffuto, piacevolmente trasandato, una persona che non ama mettersi in mostra, ma di grande sostanza. E andiamo avanti nella lettura. Ormai considerato uno dei più importanti industriali italiani, alla guida di un'azienda famosa sia per il design ricercato dei suoi prodotti, sia per la loro funzionalità e affidabilità, Adriano Olivetti era molto richiesto come conferenziere e venne chiamato anche dalla University of Chicago, dove al tempo insegnava Ferrarotti. Il loro fu un incontro piacevole, come ha ricordato l'accademico. Adriano cercò di esporre le proprie idee, ma quel pubblico liberale e progressista non capì una parola. Il problema era la sua tesi: la necessità di sviluppare una democrazia libera dall'influsso dei partiti politici. Quella visione, ricorda Ferrarotti, non era alla loro portata, ma si sarebbe rivelata profetica. La corruzione sarebbe dilagata sempre più all'interno dei partiti. Adriano era solo in anticipo di 40 o 50 anni rispetto al suo tempo. Ma andiamo avanti. Olivetti non era soddisfatto del sistema parlamentare e neanche di quello di impianto comunista. Secondo lui, infatti, entrambi erano troppo accentratori. Secondo Ferrarotti, la sua proposta consisteva nel capovolgere quel paradigma, mettendo il potere in mano alle singole comunità. Purtroppo, il nome che intendeva usare per il proprio movimento, appunto comunità, richiamava da vicino il termine comunismo e ciò rendeva le sue distinzioni e spiegazioni molto meno persuasive all'orecchio degli americani. La terza via che immaginava Olivetti partiva da piccole comunità autonome organizzate attorno a fabbriche, laboratori, università, con centri comunitari e sociali dotati di biblioteche e spazi di discussione. Queste realtà si sarebbero poi unite in consorzi e nessuna autorità centrale avrebbe potuto imporre le proprie decisioni a cittadine distanti centinaia o migliaia di chilometri dalle stanze dei bottoni. Un altro incontro molto importante nei primissimi tempi del dopoguerra fu quello con Ottorino Beltrami. Leggiamo insieme una pagina del libro. Ottorino Beltrami, l'amico che avrebbe salutato Adriano Olivetti sul treno in quel fatidico giorno di febbraio del 1960, il giorno in cui Adriano morì, era di altezza media, aveva gli occhi azzurri e un largo e peculiare sorriso. In una foto scattata l'anno successivo, lo vediamo a un incontro con alcuni dei più influenti dirigenti della Olivetti. L'espressione sorridente è carica di aspettative e l'unico segno di nervosismo è la mano che giocherella con i polsini. Non era il tipo di persona che spiccasse in mezzo a una folla, anzi, d'altra parte, non perdeva mai il proprio aplomb. Il libro racconta con molti particolari questo agente dei servizi italiani, un ex ufficiale di Marina, collaboratore della CIA, una persona che negli anni fra il 43 e il 45, come tantissimi altri all'epoca, ha dovuto fare molto probabilmente il doppio, il triplo gioco, anche per salvarsi. C'è un passo molto interessante che adesso leggiamo insieme. Sappiamo
che nel 1949, e per almeno un anno, Beltrami lavorò al piano Marshall. Nel suo libro La CIA e il piano Marshall, Sally Pisani ha confermato il coinvolgimento dell'agenzia nel progetto ed è quindi logico che gli uomini dell'intelligence americana nutrissero un certo interesse per un ex ufficiale di Marina che conosceva alla perfezione le coste italiane. Quanti hanno tentato di fornire resoconti attendibili sulla vita di Beltrami concordano su un particolare. Ci sono pochissime informazioni disponibili in merito alle sue attività negli anni precedenti al 1950, quando si pensa che sia entrato all'Olivetti. Forse quell'esperto ufficiale della Marina, con il suo sorriso disarmante, aveva davvero lavorato come agente segreto per nazisti e fascisti, prima di essere coinvolto nello sviluppo del piano Marshall. La volta scorsa abbiamo parlato di James Angleton. Da 2 anni era il responsabile dell'unità X2 di Roma ed era appena stato nominato a capo dell'intero controspionaggio OSS in Italia e si ritrovò a fare da supervisore a polizia, servizi segreti e intelligence militare italiana, visto che tutti quei corpi dovevano fare rapporto a lui. Non aveva ancora compiuto 30 anni, eppure aveva un potere e un'influenza straordinari. Ora è impossibile nello spazio di questo podcast riportare nel dettaglio tutti gli elementi di questo gioco complesso ricostruiti da Meryl Seacrest. Sono gli anni in cui il mondo entra in un nuovo conflitto che non deflagra apertamente, ma che si protrae per decenni. È l'inizio della Guerra Fredda, con l'Italia proprio sul confine fra i due blocchi. Sentiamo il giudizio dell'autrice. Il ruolo giocato dal paese nella Seconda Guerra Mondiale era stato quantomeno ambiguo e i suoi politici sembravano indifferenti alla diffidenza e persino al disprezzo con cui la nazione era stata governata dai conquistatori. Quanto agli stati usciti vincitori dal conflitto, dal loro punto di vista l'Italia era stata sconfitta ed era militarmente indifesa. Doveva fare ammenda se voleva che si fidassero di nuovo. Seguono poi delle pagine molto forti sulla figura di Valerio Borghese. E di fatto ogni strumento è utile per evitare lo scarrellamento dell'Italia nel blocco avverso, anche l'organizzazione di strutture clandestine e dormienti nelle intenzioni dei suoi creatori, come appunto Gladio. Ma per quanto riguarda Adriano, cito testualmente, non possiamo dire con certezza quanto sapesse della nascente Guerra Fredda o se riteneva che ci fosse qualcosa di cui preoccuparsi. Dopotutto aveva passato informazioni sia agli inglesi sia agli americani e uno dei suoi collaboratori più stretti, proprio Beltrami, che a quel tempo si presume lavorasse per lui, era di certo al corrente di cosa si muovesse dietro le quinte. È possibile che proprio questi fattori l'abbiano indotto a cullarsi in un mal riposto senso di sicurezza e nell'ingenua convinzione di essere al riparo da futuri rovesci. In fin dei conti, il piano Marshall aveva premiato la Fiat con contratti importanti, sebbene la società avesse giocato un ruolo fondamentale nel supportare la guerra di Mussolini. Cosa aveva da temere un'azienda di forniture per l'ufficio? Ma questo sarà il tema del prossimo capitolo.